Il primo giorno della fase 2 a Salerno è stato caratterizzato dalla riapertura di alcuni bar e pasticcerie che da oggi potranno esaudire le richieste della clientela non solo tramite consegna a domicilio ma anche secondo la modalità dell'asporto. Tra le pasticcerie che oggi hanno riaperto i battenti anche la rinomata e storica Romolo, che ha riaperto le porte alla presenza anche del sindaco di Salerno e degli assessori Loffredo e De Maio. Tutto bene, abbiamo già le prime ordinazioni per questo primo giorno di lavoro. Siamo fiduciosi in una ripresa veloce, diciamo, dell'attività produttiva. Si hanno sentito la nostra mancanza specialmente per il periodo pasquale, quindi stiamo recuperando la produzione di pastiere e di dolci delle feste. Alcuni esercenti oggi non hanno riaperto, ma si sono dedicati alle attività di sanificazione dei locali. C'è anche chi ha preferito aspettare e rimandare a tempi migliori perché nemmeno l'asporto è agevole per alcuni locali. Hanno riaperto le porte ai parchi, come quello del Mercatello e del Galiziano, ma anche le chiese che hanno ottenuto da oggi il via libera. Questa mattina era aperta quella di San Demetrio. In città è aumentato il traffico veicolare e si è notata la presenza in strada di più persone, anche di bambini. Salerno prova a ripartire, ma resta valido l'invito alla massima prudenza.